I'm done with the drinking, I'm done with the smoking, I'm done with the playing, I'm done with the joking, I'm done with the ladies, I'm done with the fellas, just saying. Farewell tequila, so long margarita. Il 2019 è l'anno del Bianchello del Metauro. Il vino bianco, simbolo di una valle della provincia di Pesaro Urbino, compie 50 anni e il suo anniversario è stato celebrato nella più importante vetrina internazionale del vino, il Vini Italy di Verona, con un evento speciale che ha mirato a farlo conoscere di più e meglio ai buyers di tutto il mondo. Un prodotto che sta crescendo sia in quantità che in qualità. Un bianco importante della provincia di Pesaro, una zona non molto ampia, 220 ettari praticamente, dove abbiamo circa 10.000 ettolitri di vino, 66 viticoltori, cioè un discorso particolare del territorio dove questo vino bianco per eccellenza marchigiano ha una bellissima versatilità, perché passiamo dallo spumante al passito, però è conosciuto come un vino fresco, giovane, di pronta beva, che oggi si presta benissimo praticamente per i giovani. È un vino che tendenzialmente in questo momento fa tendenza, è un qualcosa di positivo e che abbiamo messo insieme tutti questi produttori affinché comunque possano trovarsi all'interno della casa comune del consorzio per promuovere questo cinquantesimo legato a una storia di Asdrubale nella guerra contro i romani. Questo è importantissimo perché l'abbiamo legato a una storia e a un territorio della provincia di Pesaro che comunque da questo punto di vista ci sta dando buone soddisfazioni. Quali sono le caratteristiche di questo vino? Un vino che ha una media gradazione, perciò una gradazione oggi tendenzialmente medio-bassa è positivo, molto positivo sul discorso, ha una piacevolezza e una freschezza che si presta molto bene praticamente per abbinare diversi prodotti e, torno a ripetere, è un prodotto per i giovani. L'aumento del suo valore non solo lo rende un ambasciatore del nostro territorio ancora più autorevole, ma contribuisce anche ad aumentare la redditività per i produttori e le aziende che negli ultimi anni hanno investito molto per migliorarne le caratteristiche, puntando anche sul biologico. Vuol dire che probabilmente noi avevamo fatto scelte fortissime 50 anni fa, quando abbiamo deciso di fare vitigni autoctoni, Verdicchio, Montepulciano, Sangiovese l'anno scorso, quest'anno Bianchello, Biancame, praticamente, che è un altro vitigno autoctono di quella provincia, perciò la nostra viticoltura è molto lontana, ha radici profonde nell'agricoltura e nella mezzadria marchigiana, dove il vino era visto come alimento all'epoca, oggi invece come bene voluttuario, ma anche come grande reddito per il mondo agricolo, perché oggi è una delle primissime attività che dà reddito a tutte queste nostre territori, a queste nostre famiglie, ma in modo particolare rendono belle queste colline perché sono vissute, e se le nostre marche sono belle lo dobbiamo ai custodi, viticoltori, agricoltori che ogni giorno praticamente fanno il loro lavoro. Sono passate solo 50 vendemmie dalla nascita della piccola DOC delle Marche del Nord, eppure il Bianchello del Metauro vanta una storia millenaria, 2226 anni. L'autoctono marchigiano era infatti già conosciuto dagli antichi romani per la sua grande bevibilità e, come racconta Polibio nelle storie, si rivelò il vero alleato di Roma contro le truppe cartaginesi e galliche. Durante la storica battaglia del Metauro, 207 a.C., le truppe guidate da Asdrubale si sarebbero annebbiate muscoli e riflessi proprio con questo vino, consegnando così la vittoria nelle mani di Gaio Claudio Nerone e delle sue legioni. Per celebrarne le origini antiche, ma anche l'evoluzione e la capacità di rimanere sempre al passo con tempi e con i gusti del consumatore, l'IMT ha organizzato a Vini Italy il focus Bianchello del Metauro, 50 anni di DOC e 2226 di storia. È il quinto compleanno di 5 vitigni autoctoni, questa è la cosa importante, quindi il Bianchello è un bianco il cui diminutivo non corrisponde in realtà alla bontà del prodotto, perché è un prodotto d'eccellenza. Non sono tanti gli ettari vitati, ma comunque ci sono delle cantine molto importanti, ed è molto legato al territorio della Valle del Metauro. È una valle alla quale io sono affezionata perché mio nonno era di Sant'Angelo in Vado, e quindi ho un particolare legame con quel territorio, che è un territorio davvero bello, meraviglioso, e che dovrebbe essere più frequentato dai turisti, sia per apprezzare il Bianchello, ma anche per il tartufo e per il paesaggio, che è meraviglioso. Un vino che racconta anche una storia, sono passati oltre 2000 anni, però quello è comunque un territorio che appunto mette insieme tante caratteristiche della regione Marche, che può far leva anche su nuovi turisti.
Allora, c'è molto di storico, nel senso che si racconta che i cartaginesi furono sconfitti proprio grazie al Bianchello, e non a caso devo dire che, a prescindere da questo racconto, lì ci siano degli importanti anche reperti archeologici, quindi anche questa è un'eccellenza di quei territori. Penso proprio alla Domus di Sant'Angelo, e quindi credo che si possa andare lì e godersi questo territorio, che tra l'altro è assolutamente intonso. Un momento di approfondimento moderato dai conduttori di Decanter, Rai Radio 2, Federico 40 e Nicola Prudente Tinto, durante il quale lo scrittore Alfredo Antonaros, la vicepresidente assessore all'agricoltura della Regione Marche Anna Casini, il presidente e il direttore di MT Antonio Centocanti, Alberto Mazzoni, e il blogger Francesco Saverio Russo, Wine Blog Roll, si sono confrontati sulle dinamiche che hanno interessato la storia e le evoluzioni della DOC nel tempo. Tinto, conduttore di Decanter, poi di Frigo, torni su questa terrazza che ti ha voluto per presentare e per festeggiare questa DOC 50 anni di Bianchello del Metaro, ma più in generale, insieme per esempio a Decanter con Federico, come racconti le Marche del vino? Allora, intanto le Marche sono un po' la mia seconda casa. Io sono toscano di Pistoia, ma se dovessi pensare alla mia vecchiaia, non mi dispiacerebbe invecchiare nelle Marche. Uno pensa sempre al casale, il casale uno se lo può comprare anche magari nelle Marche, anche perché le Marche, regione al plurale, quindi le Marche di mare per fare il bagno e le Marche di terra per andare a tartufi, e poi uniti da dei vini eccezionali. Oggi siamo qua per celebrare questo compleanno, 50 anni di DOC, 50 candeline, se le merita tutte questo vino, che ha un nome molto simpatico, cioè Bianchello. Uno dice: mi dà del Bianchello, cioè anche nella comunicazione il nome è importante. Prima l'ho detto in conferenza stampa, molti non sanno come si scrive Gewürztraminer, mentre è più facile scrivere e magari bere del Bianchello. Che poi è molto buono, anche il rapporto qualità-prezzo, diciamo che si può bere bene, è facile bere bene spendendo tanto. Con il Bianchello si può bere bene spendendo il giusto, e poi io, come dico sempre in trasmissione a Decanter su Rai Radio 2, la cosa più buona è andare ad assaggiare il vino sul territorio, magari degustarlo con chi il vino lo produce, e quel vino vi sembrerà ancora più buono. A seguire, lo stesso Francesco Saverio Russo ha guidato la degustazione, che ha visto sfilare nel bicchiere 12 pregiate referenze di Bruscia, Cantine Pisaurum, Cignano, Crespaglia, Di Sante, Fiorini, Guerrieri, il Conventino Monteciccardo, Lucarelli Roberto, Morelli Claudio, Terra Cruda e Villa Ligi, tutte realtà enoiche che hanno lavorato con impegno all'evoluzione qualitativa del Bianchello. Il Bianchello, secondo me, potrebbe andare meglio, ma oggi abbiamo dimostrato che ha tutte le carte in regola per far parlare di sé, e per parlare di sé attraverso dei vini che magari venivano percepiti in maniera erronea come dei vini facili, dei vini da pronta beva, ma che oggi invece hanno dimostrato di essere vini da bere sì, ma con una grande identità, una grande personalità. Oggi si tende spesso a abusare di termini, no? Come verticalità, mineralità, come profondità. Il Bianchello queste dote le ha sempre avute. Oggi i produttori hanno dimostrato di essere molto bravi a saperle valorizzare, e durante la mia degustazione spero che si siano evidenziati proprio questi comuni denominatori, no? Che ogni singola vigna, ogni singolo vino ha portato al cospetto di, per me, grandi palati e grandi degustatori che avevo davanti. Questa è una produzione di nicchia, però il valore della biodiversità poi esce fuori. Sicuramente, abbiamo parlato anche di questo, in un'epoca in cui si tende a andare verso una strada sempre più rispettosa, sempre più etica, sempre più coerente con quello che può essere il principio dell'agricoltura biologica. Bianchello naturalmente ha sviluppato una vocazione alla biodiversità, al rispetto della propria terra, perché proprio in questo valore trova un valore aggiunto per il vino e mette in bottiglia questi territori che, per me, che sono di origini marchigiane, sono un vanto sicuramente.
Un'occasione straordinaria con buyer, esperti e giornalisti nazionali ed internazionali che nella terrazza Marche, nello stand istituzionale, oltre 1000 metri quadri per 255 vini da gustare in rappresentanza di 144 aziende, hanno potuto partecipare anche alle degustazioni gourmet firmate dallo chef stellato Enrico Recanati del ristorante Andreina di Loreto.